Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Centro 2. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata che i Ronin hanno cercato di attaccare la nostra base, cosa che già hanno fatto i Sons mentre eravamo in fattanza. E qua mi chiedo, ma lo farà anche Brotherhood? Perché a questo punto la nostra base credo sia sempre una delle missioni da proteggere a questo punto. La missione si trova qua, un po' lontano. E questa è l'ultima zona Ronin che c'è rimasta, ergo vuol dire ultima missione dei Ronin. Poi si passerà ai Brotherhood. Ed infine la Ultor e le missioni DLC. Però prima di andarci in missione vorrei andare qua un attimo di nuovo dal meccanico, questa volta a modificare appunto quello dell'altra volta, il pullman. Vediamo come possiamo modificarlo. Iniziamo come sempre a mettergli il turbo, tutti i vari potenziamenti vari. Ah, solo le ruote posso modificargli? Che tristezza. Madonna mia, cosa dovrei farci con queste ruotine piccolissime? Ma sul serio? Vabbè, coloriamolo un po' almeno. Credo che meglio di così non mi potesse uscire effettivamente un autobus. È il massimo che si può fare delle modifiche. Però è bello, però è bello. Cioè, guarda anche i cerchioni che girano. Tocco di classe. E ora si va in missione col nostro nuovo mezzo. Vediamo che velocità possiamo fare. Va bene, dai, è meglio di niente per un autobus. Però per fortuna siamo vicini alla base, quindi cambiamo auto. Piano piano, con un po' di passione, ce li mettiamo a modificare tutte. Passione e soldi. Il prossimo che voglio modificare è il bulldozer. E voglio provare una delle moto DLC che sono state sbloccate. Ancora non le avevo provate. Dite che può fare qualcosa o è solo Dio mio, è velocissima ed è incontrollabile. Santo cielo! È pazzescamente veloce. Prima però facciamo una capatina a prendere un po' di munizioni. Ecco fatto. Che succede? Perché stanno pestando sto tizio? Ragazzi, aspettatemi, ci penso io. No, ho preso quello sbagliato, scusami. Vieni qua. Non so che cosa tu abbia fatto, ma vai in mare. Comunque sta moto è bella, per carità, ma è veramente ingestibile. Però voglio vedere a questo punto se si può modificare. Ovviamente è un veicolo unico e non si può. E eccoci arrivati alla missione. Ah, questo era anche loro, tra l'altro, gliel'abbiamo rubato noi. Tesori nascosti. È il capitano cinese. You don't need to follow me like a child. The boss asked me to make sure the Ronin don't crash your party, and that's what I'm gonna do. Ovviamente. Santo cielo, che casino. Vabbè, dai. Ed è un professionista, c'è da dirlo, eh. Tu vieni con me. Storpio, ma povero. Certo, come no. Ma io mi ricordo che questa missione l'ho fatta di sera. What's wrong? The Ronin have attacked the Heritage Festival. Mr. Wong won't last against the Kuji. Where's Gat? He ran off to fight the Ronin as they approached. Va bene, arrivo subito. Benissimo, allora arrivo. Dov'è la mia moto? Scomparsa. Vabbè, abbiamo una bella macchina, usiamola, no? Ah, guarda i nemici che già arrivano, ma pensa un po' il tempismo a volte. Che strani scherzi che fa, eh? Vabbè, ho fatto benissimo comunque cambiare le macchine della nostra scuderia, perché la trazione è probabilmente la macchina più veloce, ecco fatto, che abbiamo tra cui scegliere in questo gioco. Merda, aspetta, aspetta, aspetta. Ti pareva.
Porca troia, ti sparo in faccia ora. Dai che devo prendere una deviazione, forza. Dove vai? Vabbè, ogni tanto. Passiamo di qua e ci buttiamo di sotto. Forza, forza. Dobbiamo prendere una moto d'acqua. Vai alla festa delle tradizioni. Elicotteri. Santo cielo, sono impazziti questi. Che troia. Ma a parte che velocità sta andando sto elicottero? Vabbè, ho capito, non posso neanche colpirlo. Però lui colpisce me, certo, come no? Guarda, meno male che ho le munizioni infinite. Tanto però non lo riusciamo a colpire. Che troia. Meno male che siamo quasi arrivati, oh, meno male. Aspetta che passo qua sotto, almeno non mi prendono. E eccoci arrivati. Aspetta, L'elicottero dov'è finito? Non lo so. Ma voi beccatevi questo, stronzi. Forza, venite a me. Maledetti coglioni. Vi spacco la faccia a tutti ora. Me ne frega un cazzo quanti siete. Vi ucciderò tutti quanti. Ecco qua. Quando un uomo con la spada incontra uno con due pistole, quello con due pistole gli fa un culo così. Ce n'è uno. Eccoli là. Colpiti, perfetto. Oh, macchina. Uff, mi ha quasi preso. Preso. Ogni tanto è bene cambiare anche armi, giusto per non usare sempre le stesse, perché sennò sai che palle. Dove vi trovate? Eccoli là. Aia, sono inciampato. Ecco fatto. Ecco qua. Mangiamo. Ma state zitti. Mamma mia. E rieccoci di nuovo qua. Sono stato ammazzato per la troppa confidenza. E anche perché usavo armi sbagliate, diciamolo. Le pistole forse contro ondate di nemici come queste non vanno bene. Ci vogliono armi veloci e forti. Esattamente come questa, solo che questa è poco precisa. Grande danno, ma poca precisione. A questi li colpiamo esattamente come prima. Anche se una era sopravvissuta. Stavolta non mi farò fregare da voi coglioncelli con le spade. Devo prendere un altro fucile. Questi due non sono abbastanza precisi. E soprattutto non fanno abbastanza danno. Forza, venite a me. Brutti stronzi. Maledetti. Faccio un culo così a tutti quanti. E tu sei l'ultimo, meriti un trattamento di favore. Signor Akuji, fermo. Akuji, fermati. Restituiscimi Wong. Ecco fatto. Maledetti, non mi riuscirete a fermare. Ecco qua. Non meritate neanche il mio tempo. Ecco qua il ponte. Facciamo attenzione a non cadere in acqua. Sì, sì, certo, come no. Allora, dov'è il ponte? Qua. Ecco, fatto prima a buttarmi che a cercare il percorso. Almeno abbreviamo un po' i tempi. Time to die for you, forse.
Certo che ste barche sono belle grosse, eh. Ecco fatto. Ed eccoci qua. Akuji, fermati. Sono io il tuo avversario. La Madonna. Che colpo incredibile. Questo qua è sicuramente un maestro di spada e noi vogliamo sfidarlo. Aia. E ci siamo fatti il doppio colpo a vicenda. Aspetta che mi metto in posizione. Forza, vieni. Dai, l'avevo parato e lui mi ha fatto il controcolpo. Beccati questo. Dai, vieni a me. Io, te e il rumore del mare. Dai. Ah, fanculo. Sì, sì. Vieni qua. Non riesco a colpirlo come ho fatto con l'altro tizio. Non mi ricordo neanche più il suo nome. Con Shogo. Dai, vieni, combattimi. Dai! Era il tempo giusto, stava attaccando. Dai, vieni a me, Akuji. Dai, l'ho colpito però. Non me ne frega niente che mi ha parato, ma io l'ho colpito. Forza. Dai, ma scusami. Sta facendo l'animazione lui. Prima l'ho colpito però. E invece no, Akuji. Dai, l'ho colpito ancora, anche se mi ha fatto la contromossa. Non me ne frega niente. Dai. Colpito. Vabbè, l'importante è abbreviare questo scontro il più possibile. Dai, sotto il mento, che cattiveria. Ecco un po' di soldi. Complimenti. Did you really think you could match my skill? Certo che posso, ti ho appena ucciso. I'm gonna cheat. Finish it. Put Wong on the phone. Hey Wong, I want you to hear something. Come on. Parla. Be a good sport. You hear that, Wong? You're welcome. Prego, di nulla. Thanks. When I escape, the world will not be big enough for you to hide in. Luckily for me, you're gonna burn to death in a few minutes. Questo è vero. Your son never should have fucked with my friends. Finale la Mulan questo. Con i fuochi d'artificio addirittura. Quanti soldi? $50,000 come ogni ultima missione. Quartiere $500. E prototipo di moto di Akuji. Beh, per carità. E i veicoli Ronin, ovviamente sempre ben accetti. Personalità Ronin, wow. Sbloccato Johnny Get come amico e anche Pierce, ovviamente. No, Pierce no? Allora. Forse ho capito il perché di Pierce no. Però è cattiva la cosa. Sappiate che è cattiva. Quindi, signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto, noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!